Salve. Quando mi hanno chiesto di esibirmi 2 settimane fa, ho accettato, sperando che nel frattempo mi capitasse qualcosa di buffo da raccontare. Ma mi sono capitate solo cose normali. Allora mi sono fatto coraggio e mi sono detto: sono una persona creativa. Riuscirò sicuramente a trovare una scusa per non venire. Ed eccomi qua. Non ho scritto niente per stasera. Per cui ci sono buone possibilità che ciò che vedrete sarà triste, umiliante, ma rapido. Che è come la mia ex avrebbe descritto altri tipi di mie performance, tranne il sesso. Quello andava bene. Mi diceva sempre, con tono apprensivo, che le dimensioni non contano, conta come lo si usa. E io ho un pene enorme. O almeno è quel che dice mia madre. Anche se ormai lo dice a tutti. Vabbè, magari non è proprio enorme, è normale, insomma. Sta in una coppa di champagne, ecco. Ogni venerdì in un locale al centro di Roma, è un lavoro part-time. Ma ora basta parlare del mio pene. È la terza volta che ripeto questa frase oggi. La prima era dall'andrologo, stamattina al parco. O almeno diceva di essere un andrologo. La seconda era durante le prove. Avevo invitato l'andrologo. Non so bene come continuare. Forse avrei dovuto fare il pezzo dell'ultima volta, quello in cui chiedevo al pubblico gentilmente di farmi un pompino, ma me l'hanno impedito da quando mi sono esibito a quella festa per bambini. Certo, forse avrei dovuto aspettare di salire sul palco. Vabbè, no, non è vero. No, non è vero, ero già sul palco. È che si è fatta avanti una signora e mi ha offerto un pompino e io ho accettato, ma più per educazione. È successo in macchina. Certo, forse sarebbe stato meglio se non fosse stata lei alla guida. Ci guardavano tutti male una volta scesi dall'autoscontro. Non ho scritto una conclusione, non pensavo di arrivare fin qui. Per cui ridarei spazio al presentatore, che è una persona che ormai posso considerare un amico. È un grande professionista, ha una bellissima voce e oggi ho scoperto anche essere un ottimo andrologo. Grazie. Stefano Rapone.